La protesta dei pendolari che chiedono le coincidenze tra gli orari dei treni e quelli dei bus di linea. Stamattina corteo degli studenti e dei docenti del liceo Regina Margherita di Palermo per chiedere una sede permanente per il loro istituto. La Casa del Volontariato incontra i cittadini, questo è il nome dell'iniziativa che si è svolta sabato scorso a Bagheria. Buonasera, bentrovati all'edizione di Media News di lunedì 11 dicembre. La protesta dei pendolari che chiedono le coincidenze tra gli orari dei treni e quelli dei bus di linea. Indignati inoltre i viaggiatori e gli studenti per la novità che è subentrata proprio questa mattina sul cambio degli orari e soprattutto per i continui ritardi. Vediamo. Il Comitato Pendolari Siciliani ha più volte richiesto ai dirigenti dell'azienda metropolitana Trasporti di Catania di assicurare un servizio di trasporto al capolinea della stazione centrale in piazza Giovanni XXIII con orari programmati in coincidenza agli orari di arrivo dei treni a Catania. Una necessità per garantire all'utenza in generale ai pendolari che ogni mattina giungono a Catania dalle tre direttrici Messina, Siracusa e Caltanissetta una sorta di continuità di viaggio per raggiungere il posto di lavoro, studio o d'altro. Per qualche tempo, spiega Giosuè Malaponti, presidente del Comitato Pendolare, è stata tenuta in considerazione la nostra proposta sulle coincidenze treno-bus, vista la dislocazione del capolinea, ma da qualche anno è stata nuovamente abbandonata, creando enormi disagi e disservizi agli utenti che arrivano al capolinea, devono aspettare 20, 30 o anche 60 minuti per la partenza di un bus. I risultati, continua Malaponti, sono alquanto evidenti. Ci consta chiedere ai dirigenti dell'azienda ancora una volta di voler intervenire urgentemente a ripristinare le coincidenze orarie dei bus con l'orario di arrivo dei treni, tenendo conto, nella fase della programmazione oraria delle corse, di voler predisporre la partenza dei bus dal capolinea 4-5 minuti dopo l'arrivo dei treni. Sono inoltre cambiati gli orari dei treni riguardanti la tratta Cefalù-Palermo. Molti di questi sono stati anticipati e trasformati in treni locali, raggiungendo Palermo 20 minuti dopo rispetto all'orario precedente. Il treno, che normalmente fino alla settimana scorsa partiva da Campo Felice in Roccella alle 6.19 proveniente da Cefalù, raggiungeva Palermo alle 7. Da oggi invece partirà alle 6.13 per arrivare alle 7.12 e perdendo di conseguenza la meta diretta a Giacari delle 7.05. Anche il treno delle 8.23 che raggiungeva Palermo alle 9 da oggi arriverà alle 9.25, impiegando così un'ora per raggiungere la provincia. Altro disagio questa mattina per il treno che percorre la tratta Cefalù-Palermo, partito con 34 minuti di ritardo, come se non bastasse già il cambio degli orari. A questo proposito i pendolari sono molto indignati sia per la novità subentrata questa mattina che per l'ulteriore attesa di ritardo. I lavoratori, gli studenti che viaggiano quotidianamente con Trenitalia devono essere ascoltati e messi in condizione di affrontare le loro giornate e i loro viaggi nel migliore dei modi. Stamattina corteo degli studenti e dei docenti del liceo Regina Margherita di Palermo per chiedere una sede permanente per il loro istituto coreutico, l'unico nella Sicilia occidentale dedicato alla danza. La manifestazione è partita da Piazza Verdi diretta a Palazzo delle Aquile. Un intero istituto per manifestare cosa? In poche parole, la città metropolitana non accetta di dare il contratto con l'ente Santa Lucia e di conseguenza un indirizzo del nostro istituto sta perdendo il plesso. Ed è una cosa molto grave perché il liceo coreutico è un liceo particolare, perché sono ragazze che danzano e hanno bisogno di strutture adeguate per poter svolgere le attività, le lezioni regolari. Hanno ritrovato questo plesso 2 anni fa nel Santa Lucia, hanno trovato questo posto e oggi ce lo stanno levando per un contratto che la città metropolitana non vuole rilasciare. Vi hanno proposto qualcos'altro? No, non abbiamo altri luoghi dove poter inserire questo plesso. Già la scorsa settimana avete manifestato in via Belmonte. Abbiamo fatto un flash mob per sensibilizzare la situazione e far capire a tutti che stiamo vivendo un'ingiustizia, perché un istituto del genere anzi dovrebbe essere tutelato, non danneggiato. Un
Corteo che vede coinvolto tutto l'istituto. Sì, abbiamo coinvolto tutto quanto l'istituto perché abbiamo bisogno di locali per il coreutico, in quanto i ragazzi del coreutico sono ospitate al Santa Lucia e a quanto pare la città metropolitana non intende più pagare l'affitto al Santa Lucia. E quindi i ragazzi del coreutico si ritroverebbero senza una sede. Quindi cosa succederebbe? Non lo sappiamo, vediamo adesso cosa possiamo ottenere con questa manifestazione. Povertà, migliaia di richieste in Sicilia per il reddito di inclusione. Pochi giorni dall'avvio della presentazione delle domande si attendono oltre 900.000 istanze. Migliaia le domande presentate in Sicilia a pochi giorni dall'avvio della presentazione delle domande per il reddito di inclusione, la misura varata dal governo Gentiloni per sostenere le famiglie più povere, che sostituisce il sostegno per l'inclusione attiva prevedendo parametri più ampi. In una regione che fa i conti con elevati tassi di disoccupazione e indici di povertà sopra la media nazionale, si stima che le istanze presentate per il REI saranno oltre 90.000. Nella prima settimana Palermo ha già toccato le 7.200 domande presentate nelle circoscrizioni comunali e secondo l'assessore alla cittadinanza solidale Giuseppe Mattina è prevedibile che con i criteri predisposti al governo nazionale, più ampi di quelli precedenti previsti per il SIA, riceveranno complessivamente circa 13-15.000 domande. Attualmente sono 9.072 le famiglie del capoluogo siciliano che usufruiscono del sostegno di inclusione al reddito. La stima dell'assessorato è che per il REI il numero possa raddoppiare fino ad arrivare a 20.000 famiglie aventi diritto. Le telefonate e le file nelle 8 circoscrizioni della città continuano, quindi un sistema di prenotazione online garantisce per 3 giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la possibilità di fissare un appuntamento per presentare la domanda, uno ogni 10 minuti circa. L'assessore Mattina ha però voluto rassicurare i cittadini. Tutti avranno il tempo per presentare la domanda e indipendentemente dalla data di presentazione chi ha il requisito otterrà il REI senza alcun ritardo nell'erogazione che sarà comunque decisa e quantificata dall'INPS. Il Comune di Palermo sta valutando l'ipotesi di accordi con i CAF affinché le domande possano essere presentate senza alcun costo per l'utenza. Ma l'allarme lanciato dall'ANCI nazionale per una gestione burocratica per la quale non sono state garantite adeguate risorse trova eco sia a Palermo che a Catania. Nel capoluogo etneo lo scorso anno sono state circa 11.000 le domande presentate per il sostegno di inclusione al reddito e dal Comune si prevede che quest'anno le richieste per il REI possano essere almeno 15.000. Il laboratorio regionale per la sorveglianza dell'influenza e delle malattie prevenibili con la vaccinazione ha da poco isolato i virus dell'influenza 2017-2018. Ma ciò non significa che l'influenza stagionale stia già circolando tra la popolazione generale. Lo sarà, secondo gli esperti, a partire da metà gennaio con un picco a febbraio e una coda ancora consistente nel mese di marzo. L'anno scorso per la prima volta negli ultimi 10 anni è stato nel periodo natalizio, è stata un'eccezione. Abitualmente il picco in giro per l'Italia è intorno al 15-20 gennaio, ma da noi in Sicilia è stato sempre un mese dopo. Quindi noi dobbiamo aspettarci che il picco possa iniziare verso metà febbraio e concludersi verso metà marzo. Motivo per cui la Regione ha previsto che ci si può vaccinare fino al 28 febbraio, dopo 10 giorni che ci si vaccina, si acquisisce l'immunità contro l'influenza. Allora, i soggetti da vaccinarsi, incominciamo da qua, tutte le persone che hanno più di 64 anni, tutte, anche sane. Poi persone anche sane che hanno a casa, per esempio, una persona molto fragile, per cercare di fare una catena di persone immunocompetenti, familiari, che non portano l'influenza da fuori a casa di questa persona, la quale va vaccinata. Creare questa cintura intorno alla persona fragile è importante. Poi tutti i soggetti ammalati di malattie croniche, diabetici, broncopatici cronici, cardiopatici, con scompenso cardiaco, soggetti che hanno insufficienza renale e così via. Questi vanno vaccinati tutti, anche sotto i 65 anni, 64 anni. Devo dire che quest'anno abbiamo avuto un'adesione maggiore rispetto agli altri anni perché sono successe le cose importanti quest'anno. Abbiamo avuto l'epidemia di morbillo in alcune province siciliane e la gente si è un po' preoccupata delle malattie prevenibili con i vaccini. C'è stata la nuova legge
la 119 che ha imposto l'obbligo delle vaccinazioni ai ragazzi delle scuole medie inferiori e delle scuole dell'infanzia, che ha indotto tutte le persone, tutte le famiglie a fare un'ulteriore riflessione nei confronti dei vaccini. Speriamo bene che tutta la popolazione avente diritto vada presso i centri di vaccinazione o per facilitare la somministrazione del vaccino anche presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e raggiungere le coperture che possono, come dire, garantire una buona salute ai nostri concittadini. Il virus influenza cambia ogni anno, è un virus purtroppo intelligente, per cui prima non lo si può sapere in realtà con certezza quale sarà l'aggressività del virus dell'anno in corso. Noi siamo nell'emisfero dove ci troviamo, quindi nell'emisfero borale, siamo un po' avvantaggiati dal fatto che nello stesso anno solare c'è stato già il picco nell'emisfero australe. Il virus dell'influenza B è più incline a mutare, per cui si cerca di controbattere questa sua intelligenza cattiva, diciamo così, utilizzando nuovi vaccini che cercano di coprire queste eventuali varianti. Il vaccino di quest'anno è fondamentalmente contiene, per quanto riguarda il ceppo A, una variante diversa per quanto riguarda quello che si chiama vaccino il virus Michigan, che è una delle varianti del virus dell'influenza A. Quello invece, il secondo, quello Hong Kong, così si chiama, è un po' più o meno sovrapponibile a quello dell'anno precedente. E poi le altre due varianti del virus influenza G, B, scusate, sono ovviamente coperte da questo nuovo vaccino. Si cerca di coprire a tappeto le quattro, fondamentalmente i quattro tipi di virus che in genere circolano. Più a rischio ovviamente sono le fasce di soggetti che hanno già altre comorbidità. È stato dimostrato di fatto che le morti che ci sono state ogni anno purtroppo per l'influenza avvengono quasi esclusivamente in queste categorie. Mi riferisco a pazienti con per esempio broncopneumopatia cronico-ostruttiva, che sono quelli che poi noi vediamo in pneumologia, ma anche addirittura in maniera superiore quelli con patologie cardiovascolari, i diabetici e tutte le altre categorie di pazienti che hanno altre patologie croniche in genere. La Casa del Volontariato incontra i cittadini, questo è il nome dell'iniziativa che le associazioni e gli enti no profit del terzo settore hanno dato alla manifestazione patrocinata dal Comune di Bagheria che si è svolta sabato scorso nella città delle Ville. Seminari, approfondimenti, animazione, intrattenimento, giochi e musica si sono alternati in quella che gli organizzatori hanno definito una vera e propria festa del volontariato, un'occasione inoltre per gli operatori del terzo settore ad un anno dalla costituzione del coordinamento delle associazioni del comprensorio bagherese e ad appena 8 mesi dall'inaugurazione della stessa Casa del Volontariato per incontrare la cittadinanza, presentare un bilancio delle loro attività e condividere la programmazione futura. Vediamo. È un format che già il CESVOP, il Centro Servizi per il Volontariato, già adottato in altri luoghi della Sicilia come Gela, Mazara e Sciacca. Bagheria oggi ci hanno dato la testimonianza, devo dire, sta accelerando questi processi, perché noi per certezza abbiamo avuto l'intuizione che il processo associativo qua fosse maturo e con io personalmente, con Gianluca Rizzo che rappresenta il delegato CESVOP, abbiamo fatto dal raccordo. La nostra intuizione, tenendo conto anche della sponda essenziale e strategica che ci ha dato l'amministrazione, sta producendo risultati. Innanzitutto per servizi che tu già hai citato, servizi gratuiti alla cittadinanza, alle fasce debole, però soprattutto nella coprogettazione, perché questo è un momento in cui le risorse stanno affluendo. E stanno affluendo, siamo in tutti i campi, perché non siamo solo sociale, attenzione, negli enti profondi ci sono pure le associazioni di promozione sociale e culturale, per cui questo ci dà la possibilità di fare dei tavoli, di unire tutti gli attori locali ed essere competitivi nell'attrazione delle risorse, perché oggi la competizione tra territori è forte e se questo territorio, come sappiamo, in questi decenni ha perso terreno perché è mancata questo quid, che è quello di stare insieme.
il merito lo dobbiamo riconoscere, intanto la continuità nella gestione dell'assessorato, perché l'assessore Puleo ha circa 3 anni e mezzo e quindi dare la possibilità a un'amministrazione assessore di poter operare e programmare, perché parliamoci chiaro, abbiamo visto alla Regione, allora cominciamo a entrare nel vivo, e alla Regione c'è stato la scorsa legislatura che è stata insomma un'anima con giudizio è stata catastrofica, si sono succeduti assessori diciamo in maniera incessante, la continuità dà la possibilità di programmare, però voglio dire sono poi i risultati, è una refluenza che si dà al territorio, le cose che si fanno rimarranno in dotazione, è un capitale sociale che rimarrà in dotazione a questa comunità. Oggi noi celebriamo la giornata del volontariato, ogni anno viene celebrato il 5 dicembre e noi ne abbiamo preso spunto appunto per fare questa giornata oggi 9 dicembre. Oggi è la festa del volontariato e abbiamo pensato che potesse essere l'occasione per incontrare ufficialmente i cittadini. Ecco, questo è il primo giorno in cui la Casa del Volontariato, da quando è stata istituita 8 mesi fa, incontra ufficialmente i cittadini. Il lavoro che abbiamo fatto è stato intanto fare un percorso che ci permettesse un'azione di sistema per creare sinergie con la cittadinanza, e sicuramente gli enti del terzo settore rappresentano la cittadinanza insieme alle associazioni di volontariato, ma anche tutte quelle associazioni che non sono di volontariato e che si spendono e che rappresentano diciamo in qualche modo la risorsa, quella che è quella parte di cittadinanza attiva che si spende per il bene comune della città. Il bilancio è stato molto positivo, la cosa fondamentale è stata la condivisione e lo stare insieme tra le diverse associazioni, appunto pur essendo di diversa natura, ragione sociale completamente diversa, però siamo riusciti in questi pochi mesi veramente a stare insieme, ad unirci, ad unire le sinergie, a collaborare soprattutto, è cosa fondamentale per il nostro settore, ognuno con la propria esperienza, ognuno con il proprio modo di fare, ognuno con le proprie risorse. Ecco, siamo riusciti all'intento che ci eravamo prefissati sin dall'inizio dei nostri incontri nel lontano ottobre del 2016. Noi già come associazione, già dal 2010 ci occupiamo di assistenza ai minori, come dicevi benissimo tu, dal recupero scolastico alle ai momenti di condivisione e anche all'assistenza alla famiglia. Ovviamente unendoci anche alla Casa del Volontariato, questo nostro scopo e questo nostro compito possiamo dire che l'abbiamo ampiamente allargato, perché abbiamo preso anche esperienza dalle altre associazioni e dagli altri gruppi. Ovviamente ogni associazione continua a mantenere il proprio status, se così possiamo usare la parola, però nei momenti di condivisione, nei momenti che stiamo insieme, ovviamente l'unione fa la forza. E adesso un testimonial a quattro zampe per il calendario in favore della prevenzione della cardiopatia infantile. Sergio Quartana, l'ideatore del docufilm L'ultimo sorriso, oggi in studio con il suo simpaticissimo Tommy lo scrutatore per un'iniziativa benefica a favore dei bimbi cardiopatici. Allora, l'iniziativa a favore del Movimento per la Salute dei Giovani, bambini cardiopatici, sono degli screening che si fanno nelle scuole gratuitamente, e quindi si è pensato di fare un calendario in cui il protagonista è Tommy lo scrutatore, che è molto attaccato ai bambini, e quindi questa iniziativa si è mossa in questa direzione. Un barboncino amico dei bimbi, ma voi cosa avete intenzione di mettere in campo con la vendita del calendario? Con la vendita del calendario, che fra altre cose il calendario è stato pubblicato dalla X Libri, abbiamo intenzione di proseguire quello che possono essere i controlli, elettrocardiogrammi nelle varie scuole. In funzione al ricavato si stabiliranno dei programmi per portare avanti questi progetti che sono sempre del Movimento per la Salute. La prevenzione è importantissima già da bambini, a volte le forme di cardiopatia congenita non vengono notate. Sì, questo avviene infatti in molti interventi che ci sono stati ultimamente, mi diceva proprio il presidente del Movimento, si sono riscontrate delle problematiche che
si parte sempre dal fattore che i bambini non manifestano nessun sintomo e sono successi dei casi in cui ci sono state delle problematiche che sono state prese anche in tempo e si è andata avanti con ulteriori accertamenti, e questo vuole essere più che altro questa prevenzione, programmazione di una problematica che c'è. Per chi volesse acquistare il calendario? Allora, chi vuole acquistare il calendario può andare anche nella pagina Ex Libris, in modo particolare lo si trova nella libreria Zacco del Corso Vittorio Emanuele e in Largo Castiglia, toelettatura Micifido. Per altre ulteriori informazioni abbiamo la pagina Facebook di Tommy e si può chiedere. Stasera siamo al Colosseum dalle 20:30 alle 21:30 e se qualcuno vuole avvicinare, vuole fare una foto con Tommy dalle 20:30 alle 21:30 è una buona occasione per poterla fare e parlare di quello che stiamo muovendo. Il cibo da strada ancora una volta protagonista nella terza edizione del Palermo Street Food Fest, che fino al prossimo 17 dicembre animerà le vie del centro da Porta Felice fino all'incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e Via Roma, coinvolgendo Piazza Marina e animando tutto l'antico quartiere del Cassaro. All'interno del villaggio gastronomico 32 proposte di cibo da strada provenienti dalla Sicilia, dall'Italia e dal mondo. Odori, profumi, colori, al Cassaro Basso irrompe con forza il cibo da strada. Una festa per il palato ma non solo. Pietanze frigge e mangia da tutto il mondo, presentate e servite senza trascurare una deliziosa scenografia. Il cibo al Cassaro in questi giorni non conosce frontiere e gli odori sono pronti a scavalcare qualsiasi muro di confine. Così è facile essere proiettati dall'Europa al Sud America, dalla Palestina allo Sri Lanka, per poi all'improvviso trovarsi avvolti nel dolce involucro di un cannolo di Piana degli Albanesi. Tante le prelibate sconosciute novità, tutte da scoprire e da gustare, e sembra anche tanta la voglia degli chef di raccontare qualcosa in più su piatti e ricette, a volte insaporite con misteriose spezie ed altre irrobustite con esplosivi peperoncini messicani. Presente ed in prima linea anche una rassegna di prodotti locali, ricette povere e tradizionali di una Sicilia che fu ed oggi riscoperte e rinnovate da frutti rigorosamente biologici. E adesso spazio al buon gusto e buona passeggiata. Quali sono gli ingredienti principali? Allora, in questa paella l'ingrediente principale è il pesce. Stiamo facendo una paella di pesce e di verdure. Abbiamo l'ingrediente principale è il riso comunque. Abbiamo 6 tipi di pesce, 2 tipi di crostacei, il riso e abbiamo 5 tipi di verdura, anzi 6. E niente, poi c'è una differenza tra la paella e il risotto, quella che il risotto si deve girare continuamente, invece la paella, come lei sta vedendo, io ho messo il brodo e non la tocco più fino a che finisce. Che tipo di pesce non deve mancare assolutamente? Ci sono tanti tipi di paella come tipo di pizza o paste sono in Italia, questo dico io sempre, perciò ci sono delle paella che sono dei pesce, ci sono delle paella che sono di carne, ci sono le paella mista, carne e pesce. E qui non deve mancare il gambero, secondo me, in questa paella. Il burrito è rimasto a secco, avete esaurito le scorte, ma com'è composto? Allora, è una tortilla di farina di grano, ripiena con carne di maiale sfilacciata, pomodoro, cipolla, 3 tipi di peperoncini messicani, guajillo, ancio e cipotle, che vengono direttamente dal Messico, non si trovano qua. Noi proponiamo il shawarma, che sarebbe il kebab, il tipico kebab che si è però fatto artigianalmente, quindi lo facciamo noi, compriamo carne e quanto altro, e facciamo anche i falafel, che sono una specialità palestinese, diciamo, della nostra cucina, che sono polpette di ceci con varie verdura. Molto simili anche al cibo siciliano. Sì, molto simili, perché diciamo con il flusso di gente che vengono sempre da noi per assaggiare le nostre pietanze, significa che c'è anche una similità del cibo siciliano. Una specialità tipica dello Sri Lanka.
E briani si chiama. Riso? Riso basmati con pollo e verdura e spezie indiani. Cannoli di piena degli albanesi, una tradizione consolidata, ma qual è il segreto? Beh, il segreto in pratica sta praticamente che il cannolo è tutto artigianale, quindi viene lavorata la cialda e anche la ricotta. È un segreto anche perché la ricotta viene lavorata con poco zucchero e nella cialda va inserito l'aceto di vino rosso. Allora, le zeppole sono della pasta fritta con all'interno abbiamo della tartare di gambero e del concentrato al gambero rosso e la serviamo con una salsetta al gambero rosso che troviamo là. Questa idea da cosa scaturisce? Scaturisce che la solita sfingia dolce noi l'abbiamo trasformata in una sfingia salata aggiungendo il gambero rosso. Una specialità tipica toscana? Fiorentina precisamente. Cos'è? È tipo una trippa che viene cotta in un brodo vegetale con tutti gli odori. E si mette nel panino con il condimento, sale, pepe e salsa verde. I palermitani come l'hanno presa? Bene, bene, l'hanno presa, è andata bene. L'hanno assaggiata, quindi siamo contenti. Noi siamo un'azienda agricola, veniamo da Ribera, azienda agricola Mucerè. Produciamo agrumi, in particolar modo mandarini, melograno. E proponiamo qui allo Street Food Fest spremuta d'arancio, DOP, melograno e insalata d'arancia siciliana. Un'insalata particolare che mi ha descritto poc'anzi. È un'insalata, la vecchia insalata siciliana fatta di arancio, le nostre DOP, aringa affumicata, finocchio, cipollotto, oliva nera, olio extravergine di oliva, pepe nero. Tutto rigorosamente biologico. Tutto rigorosamente biologico, sì. Giro di boa senza patemicus, Catania battuta e secondo posto mantenuto. Vittoria per la Eagles Basket dell'undicesima giornata, ultima del girone d'andata sul parquet del Pala dalla Chiesa di Bagheria, dove i padroni di casa hanno avuto la meglio per 116 a 62. Giro di boa senza patemicus, Catania battuta e secondo posto mantenuto. Vittoria per la Eagles Basket dell'undicesima giornata, ultima del girone d'andata sul parquet del Pala dalla Chiesa di Bagheria, dove i padroni di casa hanno avuto la meglio sul CUS Catania per 116 a 62. Prima del match, squadre abbracciate con addosso le pettorine di Teleton a sostegno della fondazione ospite a Bagheria. Troppa la differenza dal punto di vista fisico in favore dei biancorossi, allenati dal coach Flavio Priulla, che però non pungono in avvio, subendo 7 punti dagli ospiti nell'arco di 2 minuti pieni e aprendo la gara con 2 errori in lay-up. La sveglia arriva dopo un time-out e con 2 bombe firmate Dragna e Vranikovic. Dall'altro lato il mattatore Lofaro, autore di 14 dei suoi 17 punti totali nel primo tempo. I padroni di casa cominciano ad entrare difensivamente a regime solo nel secondo quarto, piazzando rapide transizioni e mettendo punti in campo aperto. Tutto si apre con la rubata antisportiva forzata da Tagliareni, poi arrivano le triple di Rapp e Dragna, i punti da sotto di Giardina e Tinto, con il solito sporco lavoro di Vranikovic in aria e il pressing asfissiante di Giurkaitis che trova molte palle rubate. All'intervallo il tabellone recita 55 a 39. Nella ripresa Eagles chiude i giochi dopo una manciata di minuti. Tinto piazza 2 triple di fila, gli fanno eco Tagliareni e Vranikovic che chiuderà con 25 punti. Bruno e Rappa si dividono la conduzione del gioco mentre dall'altra parte è il solo Alessio a mantenere vivi i suoi, chiudendo da top scorer con 30 punti finali. Il più 30 arriva a metà tempo e il più 40 al secondo minuto dalla fine del terzo. Gli ultimi 10 minuti di gioco si aprono con i primi 2 punti da senior del giovane termitano Alessandro Palmisano, che poi si ripete con una tripla, un piazzato e ancora un'altra tripla che fanno naturalmente impazzire la sua panchina e che gli concedono addirittura la doppia cifra sul referto con 10 punti finali. Tagliareni, Bruno e Tinto chiudono il conto a gara ormai conclusa con le due squadre che si fermano nell'ultimo possesso scambiandosi il 5. Eagles che compie il giro di boa con 8 vittorie, 3 sconfitte e un secondo posto solitario che ad oggi garantirebbe il vantaggio del fattore campo nei playoff almeno sino alla finale. È tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio al meteo e allo sport e come sempre vi do appuntamento alle prossime edizioni.